ships of an alien source are approaching from the sky. Radio contact has been attempted but cannot be established. Instructions are to prepare for an attack by an unknown enemy. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo sesto tutorial di War Thunder Aereo. Adesso iniziamo con 4 tutorial avanzati. Avanzati perché? Perché insegneranno come utilizzare dei piccoli trucchetti o trick, chiamateli come volete, utilizzando fondamentalmente la tastiera senza dover fare troppo affidamento sul mouse. Adesso andiamo a vedere come. Livello di difficoltà, mettiamo realistico, applica. Perché spesso questi comandi li usiamo in realistica, in arcade non sono troppo utilizzabili, anche se... Oh, che bello. Già buggato. Grazie. Va bene. Concordo. Adesso faccio anche io, aspetta un attimo. Posso lasciare andare la leva dell'acceleratore. L'aereo prenderà velocità. Adesso che la mia velocità è abbastanza elevata, l'aereo si alzerà lentamente da terra. Posso usare il timone per farlo decollare più velocemente. Ora l'aereo si trova in aria. Sto aspettando di prendere abbastanza velocità per non farlo ricadere sulla pista. Poi ritirerò il carrello e il flap. Decollo completato. Il mio aereo adesso è in volo. I flap vi servono per spingervi verso l'alto. Prima di tentare il decollo, ripassiamo le tue nozioni sui comandi dell'aereo. Va bene. Il primo è il timone di sollevamento. La coda. Viene chiamato anche equilibratore. Esatto. Come suggerisce il nome stesso, questo comando è usato per sollevarsi o abbassarsi. Provaci tu. Vedete che si muove? L'equilibratore verso il basso, l'aereo si alza. Quando spingi l'equilibratore verso l'alto, l'aereo si abbassa. Credo che sia abbastanza chiaro. Sì, chiarissimo. Il secondo comando dirige gli alettoni. Gli alettoni sono usati per virare l'aereo a sinistra e a destra. Quando usi questo comando, fai sollevare l'alettone di un'ala e scendere quello dell'altra ala. Provaci. Guardate sulle ali. Questo qua sarà per girare. Per gli avvitamenti. Eccolo là, quello è il timone. Adesso sei pronto per il decollo. Grazie. È arrivato il momento di provare il tuo aereo in aria. E fai... La leva dell'acceleratore regola la potenza del motore. Lo so. Sposta la leva dell'acceleratore completamente in avanti. Sì, ma me l'hai già detto. Bravo. Tuo aereo sta prendendo velocità. Ecco, così comandiamo un po' la rotta. Però già io vi suggerisco di lasciarlo fermo, dopo sennò si mette a andare storto come adesso. Ecco, io ritirerei anche il carrello. Credimi, quando si pilota un aereo, il decollo non è esattamente la cosa più semplice. Assicurati di tenere d'occhio la tua altezza, soprattutto durante le manovre. Puoi aiutare con l'indicatore dell'altezza. Ma fammi ritirare il carrello. Mannaggia sti tutorial. Comunque vedete che qua sono poi i comandi. Dopo vedremo un po' come utilizzarli più avanti in altri tutorial. Adesso giusto per farvi prendere un attimo di dimestichezza per provare i comandi da tastiera. Poi fai ritirare sto carrello. Ora veniamo agli alettoni. Io ho già detto che servono a controllare il tuo angolo terrorismo. Ah, ma sapete perché forse? Perché io non, nelle opzioni non ce l'ho in automatico che si ritira. Quindi... Caramba, non mi messaggio. Solo di rollare l'aereo a sinistra o a destra. Sì, ma mi tocca stare con sti cose. Ottimo. Ora veniamo al timone. Vabbè. Puoi usarlo per cambiare leggermente la direzione dell'aereo. Tipo, andate avanti così. Per un giro secco non dovresti usare il timone. Non è lo strumento adatto. Per un giro secco si fa questo. Ora ti insegnerò a controllare la velocità dell'aereo.
La velocità del tuo aereo diminuisce quando aumenta l'altezza e aumenta quando perdi quota. La capacità di trasformare l'una nell'altra è la chiave della vittoria in combattimento. Vabbè, praticamente è energia cinetica ed energia potenziale, ovvero voi avete l'altezza e avete l'energia potenziale, ovvero piombate giù e si trasforma in energia cinetica, che è la vostra velocità. Adesso provaci tu. For cosa? Aumenta la potenza del motore per tornare alla velocità di crociera. A volte hai bisogno di aumentare la velocità di volo rapidamente. Lo puoi fare con il post riscaldatore. Il web. Accelera l'aereo. Cosa sto facendo? Stai attento quando usi il post riscaldatore. Se no, il motore si fonde, siamo già a 238 gradi. Dovrebbe essere più facile per te far girare l'aereo. Sì, ma io voglio tirare sul carrello. Prima devi rollare l'aereo a sinistra o a destra. Ora fallo girare tirando il comando yoke. Ora che hai imparato i trucchi, passiamo all'ultima parte del nostro volo. Segui la rotta stabilita. Dimmi che voglio tirare sul carrello. Alleluia. Non mi fa neanche sparare, non mi fa fare nulla. Comunque questo tutorial è per chi utilizza il joystick. Col mouse vi sembrerà tipo banalissimo, tipo della serie, ma che cavolo mi sta facendo fare sta cosa che l'ho già fatta prima. Però almeno vi prendete soldi. Per chi usa il controller che gioca in modalità storica, mi tocca basta semplicemente spostarlo. Perché se no ti toccherebbe far così, così. Cioè, tutti quanti i giochini da tastiera. Ecco. Andiamo di qua. Comunque vedete che già dal primo tutorial di questa playlist cambiano un po' la dinamica dell'aereo per il semplice fatto che siamo passati dalla modalità semplificata alla modalità più realistica, per cui grazie a voi. Grazie amico. Abbiamo ancora un lungo cammino davanti. Abbiamo fatto il primo passo nell'esplorazione dell'aria. Aria fresca. Hai tutto ciò che serve per diventare un asso. Anche se non lo sono lo stesso, ma non importa. Missione compiuta. Anche questo tutorial è stato un po' noioso, però per seguire un filo logico l'abbiamo fatto. Quindi da... ci dà anche soldi. Da Manicure è tutto. Ciao a tutti.